palla libera, scappo ancora. Poi mi rigiro, poi faccio questo lavoro, la posizione del corpo qual è, poi mi giro da quest'altra parte e noi partiamo da una situazione dove il calciatore sa che qualsiasi parte del campo è, ma a seconda della postura dell'avversario, è importante. Se io lavoro in modo orizzontale, per loro deve essere una lettura dove c'è palla, fa un passo in avanti, fai un passo in avanti, non devi venirmi a prendere, passo in avanti vuol dire che loro coprono tutti e due dietro, no, ma tu continui la corsa perché sai che vado a giocare là. Però cosa ho detto prima? Prima di uscire, bravissimo, bravissimo, tu mi accompagni sempre finché è la tua zona, mi accompagni, se voi due dovete stringere il campo e tutte e quattro lavori insieme. Se io lavoro orizzontale, in questo caso tu ti abbassi e c'è fuori Lombardo, Claudio, un passo in avanti, no, tu no, non devi mai uscire prima, e se tu esci, vieni fuori, io metto palla in mezzo, un casino, se tu esci, della possibilità di giocare dietro le spalle, non fanno ancora. O poi ditemi se anche voi, per voi è giusto, cioè tu non devi mi apprendere, però ovunque c'è palla, il mio giocatore, che gravita in quella zona dove c'è palla, deve sempre fare un passo in avanti per far sì che la linea si sparsi. Hai capito? Poi anche perché l'avversario di solito può venire anche incontro, ma devo stare anche attento. Faccio vedere un movimento. Vai da. Vai dietro. Via la palla. Gioca con lui come se fosse una punta. Chiellini non c'è, cazzo. Allora, dove c'è palla, lui può fare tanti movimenti, viene incontro, tu lo prendi, stop. Se lui ha fatto questo, all'interno. Ma poi può fare anche questo e buttarsi sopra, ma può essere più bravo di lui. Perché voi dovete sempre pensare una cosa, questo vale per me. Quando io parlo con i miei giocatori dico sempre, Gerosa è più bravo di Lombardo. Di solito gli allenatori dicono, Claudio, lo mangi, tu sei più bravo di lui. Io invece faccio il contrario. Gerosa è più bravo di te. Perché? E se io dico che Gerosa è più bravo di Claudio, uno, due, tre, lavorano per lui. Allora parti da dietro.